Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Climate Change Wars Mediterraneo 2050. Nel precedente episodio abbiamo dimostrato in modo barbaro e grossolano l'esistenza di caos deterministico nella storia dell'Europa. Tutti gli stati del sistema della storia sono prima o poi verificati. Inoltre, dopo un certo periodo di tempo si ha sempre una ripetizione, un evento che si duplica, un doppione, che non è mai identico al suo precedente, ma è simile, a causa della stessa orbita ripetitiva in cui viene a trovarsi, dato che ronza intorno all'attrattore caotico guerrafondaio. Un fisico penso che probabilmente sorriderebbe divertito, forse direbbe che la storia umana è ergotica, mentre uno storico sicuramente scuoterebbe la testa perché farebbe notare che le cause di detonazione delle guerre sono tutte contestuali e sempre diverse tra loro. In questo podcast faremo un passo oltre, discuteremo brevemente l'esistenza di un pattern, una ripetizione storica che spiega l'utilizzo di questo pattern storico delle guerre puniche che io ho implementato in scenari con un diverso grado di diversa sensibilità, i cosiddetti focus. Quindi espansione come una lente di ingrandimento immaginaria, uno zoom. Allora, la prima ragione è ben spiegata nel podcast La Levata di Cartago, che vi invito ad ascoltare. Questo podcast discuteremo invece del secondo motivo, del perché il pattern delle guerre puniche è interessante, in quanto questo pattern storico esiste ed è ripetitivo all'interno dell'area del Mediterraneo. 1250 a.C. oppure 1184 a.C. Bah, comunque poco importano le date precise. La guerra di Troia. Una flotta sbarca ed assedia una città sino a distruggerla, addirittura sfoggiando armi segrete dell'immortale Achille. 499 a.C. guerre persiane, battaglie navali di invasioni e furiose battaglie di terra, che poi terminarono in modo negativo per l'invasione persiano. Ecco, è il pattern delle guerre puniche, questa volta si è manifestato, se ci pensate bene, in modo non proprio, ossia ha avuto una freccia temporale negativa, in cui storicamente prima si è osservato cronologicamente l'assedio e la distruzione di una città, successivamente battaglie di mare, invasioni e battaglie di terra, che però non portarono alla conquista del territorio, con soggetti in commedia sostanzialmente diversi a seconda della fase dell'opposizione della detonazione. Arriviamo poi cronologicamente al III secolo a.C. e al II secolo a.C. in cui si manifesta in modo plateale le tre guerre puniche, con la piena osservazione del pattern in un modo immediatamente comprensibile secondo una logica umana, con freccia temporale positiva e rapporti di causa-effetto lineari e chiari. Battaglie di mare, invasioni e battaglie di terra con armi segrete e poi distruzione di Cartago. Non è finita qui, il pattern ebbe a ripetersi nuovamente, però con una freccia temporale negativa, inoltre in modo cronologicamente frazionato, e quindi emerse nella storia con un'orbita non identica alla sequenza dell'escalation originaria. Battaglia di Roncisvalle, 778 d.C., un'invasione fermata nei Pirenei, lungo lo stesso percorso che ebbe a distendersi le seconde guerre puniche, ma questa volta l'invasione non raggiunse tutti i propri obiettivi, limitandosi ad inglobare solo la Spagna. 1050 e 1185, le guerre bizantine e normanne, con il fallimento dell'invasione normanna, un'invasione dell'Europa verso la penisola italica, la potremmo correlare all'evento precedente interrotto con una riedizione del pattern, anche questa volta interrotto,
che pur tuttavia riprende la campagna della seconda guerra punica inerente alla discesa della penisola italica dell'armata di Annibale, che però nel contesto del 1050 furono normanni contro bizantini. Arriviamo poi alle crociate dell'XI e del XII secolo, sia tra il 1000 e il 1002, e troviamo nel Mediterraneo grosso modo un'invasione di terra e battaglie di terra dall'Europa verso il Medio Oriente, e potremmo correlare alla fase delle guerre puniche 2 con la presenza dell'arma segreta della cavalleria pesante europea. Poi, dopo un'interruzione del pattern ed una riproposizione di un pattern con parti in commedia con azioni diverse, giungiamo nel Mediterraneo ad un'invasione di terra con assedio di Vienna 1529. Con battaglie di terra, ecco, ma l'assedio di Cartago, divenuta adesso Vienna, questa volta non andò a buon fine per i romani, che però erano diventati arabi. Giungiamo poi cronologicamente alla battaglia di Lepanto 1571, battaglia di mare tra l'Europa e il Medio Oriente. Battaglia di mare che non condusse però ad un'invasione di terra dell'Europa. La battaglia di Lepanto la potremmo correlare propriamente a delle più brevi guerre puniche, le prime, detonate però questa volta in un altro tempo, in un altro spazio, ripetutesi nel pattern con una freccia temporale che questa volta è negativa e con esiti e parti in commedia non identiche rispetto alla sequenza iniziale del III secolo e II secolo a.C. Ecco, a me pare evidente come il sole che il pattern storico si ripete. Gli storici storceranno il naso apportando la spiegazione che i condottieri del passato ebbero a studiare le battaglie del passato, a cui presero spunto, imitandone le campagne ma riadattandole al nuovo contesto storico e militare. Appunto, proprio per questo che il passato si ripete, tuttavia non nello stesso identico modo, perché le ragioni al contesto sono sempre diverse. La presenza di un pattern ripetitivo da applicare dentro attori e condizioni al contesto diversi è a mio avviso esattamente il modello scientifico per costruire dei focus che ho tentato di, appunto, utilizzare per effettuare delle analisi sul Mediterraneo, esplorando un futuro prossimo, declinando futuri con una diversa sensibilità delle condizioni al contesto che in Wargame hanno prodotto dinamiche ed impatti diversi pur applicando lo stesso pattern storico. Ecco, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.